L'unificazione italiana non era ineluttabile. Era un sogno e un progetto di certi movimenti politici che si concretizzò attraverso brusche accelerazioni, guerre, imprevedibili vittorie e repentini collassi. Quasi 60 anni fa, Dennis McSmith descriveva il 1860 come conflitto di individui e di principi sullo sfondo della rivoluzione di Sicilia e di Napoli. Ricorda Salvatore Lupo in L'unificazione italiana che si trattò di uno scontro politico e sociale nell'Italia divisa del tempo e soprattutto nel Mezzogiorno si contrapponevano diversi patriottismi, quello siciliano, napoletano, italiano. Cavour e Garibaldi impersonavano i principi, liberalismo e democrazia rivoluzionaria. L'enfasi sul conflitto sembrava allora revisionista, a noi appare oggi scontata. La vittoria dell'uno sull'altro e la sinergia tra l'uno e l'altro vanno condotte a precise circostanze politiche e in particolare alla relazione tra un certo tipo di patria e un certo tipo di libertà.